Eccoci nello stand della cantina Argiano, una storica cantina toscana. Anche quest'anno vogliamo fare una bella chiacchierata per chiedere a Luisa e a Giampiero quali sono prima di tutto i prodotti che stanno presentando quest'anno al Vinitaly e poi se, diciamo, se si fa un accenno anche alla zona di riferimento, al territorio dove nascono questi vini. Sì, siamo in zona di Montalcino, quindi siamo un'azienda che occupa più di fare Brunello. In alto livello e poi abbiamo una produzione anche di un tipo super tosca che si chiama Solengo. Abbiamo deciso di fare un rosato un po' di anni fa perché sai, una cosa dell'estate, rosata è una cosa molto di stagione, ma sembrava in generale le persone piacciono molto di avere qualcosa fresca anche. Giampiero, senti, per approfondire un attimino questo discorso del territorio. A Montalcino c'è poco da parlare, parla da sé. È una zona molto vocata di vini, di grandi vini, da storicamente, e soprattutto negli ultimi 10-15 anni, oltre ad essere una zona viticola importante, è un bellissimo posto dove sposano due grandi filosofie, che quelle di star bene, bere bene, mangiare bene e fare vacanza. Perciò è un posto dove vengono a trovarci tutti gli amanti del vino e non, e tutto l'anno, diciamo così, perciò il territorio è il fulcro del nostro prodotto. Ecco, per quanto riguarda questo territorio, insomma, la Toscana esprime, direi, insomma, l'italianità nel mondo, no? E quest'anno sembra che, insomma, l'export stia andando molto bene. Sì, questo di sicuro. Quest'anno mi sembra che c'è più, c'è interesse, ma c'è anche conseguenze positive. E vuol dire non è solamente di parlare, ci sono anche ordini, ci sono veramente richieste interessanti e ovviamente, come dice anche Giampiero, siamo in zona di Montalcino, di Brunello, che è uno dei vini più famosi di Italia, e siamo conosciuti molto all'estero e c'è veramente anche richieste nei mercati e mercati giovani, che prendere questi vini famosi e far introdurre nelle mercati diversi. Ecco, appunto, proprio di questo volevo chiederti, qual è il mercato più emergente di questo momento? È una bella domanda, dipende un po' che tipologia di vino, ovviamente. E ci sono crescita all'est, a Russia, ci sono crescita a Sud America, e Messico, Argentina, così. Ma mi sembra che c'è un ottimismo in generale che mi fa molto piacere vedere, ottimismo del ristoratore, ottimismo di importatore. Bene, questo è molto positivo, effettivamente questi nuovi mercati, il Brasile ad esempio sembra molto, molto interessato al mercato italiano. Giampiero, sembra che le donne nel settore del mercato del vino, insomma, negli ultimi anni abbiano preso un pochino piede, cioè che le aziende abbiano all'interno sempre più donne. Ma finalmente, io sono circondato nel mio mondo del lavoro da donne, perciò è la cosa fantastica e comunque hanno un tatto molto più elevato. Noi siamo più ovvi nelle cose, per loro no, perciò ci danno, a me personalmente mi danno sempre qualcosa in più e secondo me il mondo del vino è un mondo femminile, un mondo che avrà un grande futuro e io me lo auguro, noi siamo un esempio, sono circondato da donne, sono sempre solo. Bene, quindi Giampiero fortunatissimo di avere tante donne intorno a lui, insomma l'azienda Argiano si afferma e si conferma come un'azienda di qualità che promuove il territorio, questo è molto importante anche più negli anni qui al Vinitaly, questo risveglio sempre, diciamo ogni anno sempre maggiore del mercato estero, quindi continuiamo a sbirciare tra gli stand del Vinitaly.